all'interno del convegno su Città Slow Tourism qui all'Università di Perugia. Incontriamo il professor Jean-Pierre Losato-Jotard dell'Université Paris 3 e gli chiediamo quali prospettive per queste forme di turismo slow e come si inserisce la filosofia e la prassi, l'esempio di questo variegato slow tourism all'interno del più grande comparto turistico. Grazie per questa domanda, perché è una domanda abbastanza complessiva. Diciamo che slow tourismo si deve rimettere questo slow tourismo nella società e il cambiamento di società. Adesso si sa che tutti stanno cercando natura, cultura, fare delle cose biologiche e tutto ciò. Dunque il turismo non può essere fuori. E sul turismo sarebbe un po', come dire, ridurre un po' la complessità del turismo. La prospettiva è che il turismo di massa a feeling, con impatti che non erano, come dire, limitati, e questo è finito. Allora, il nuovo turismo, se posso dire, sarà un turismo del futuro che sarà nell'equilibrio tra i parametri ambientali, naturali, i parametri socioculturali, eccetera. Però c'è la necessità di avere delle chiavi operative, perché in realtà senza chiave operativa male, e mettendo anche il turismo nell'ambito del cambiamento generale del clima, del consumo dell'energia, perché il turismo anche ha la sua colpa, se posso dire, ma può essere anche il turismo un fattore di progresso. E almeno si può dire che ogni volta che il turismo è in equilibrio, noi che chiamiamo timum invece di sostenibilità, è sempre un fattore di progresso e di pace. Si sa fare la governance di questo turismo. Esattamente, grazie. Questo è proprio il concetto che noi all'interno delle piccole città slow, però ormai diffuse in tutto il mondo, portiamo avanti, un concetto olistico che tocca tutti i punti. Lei sa che il turismo è solo una delle sei macro aree in cui vengono certificate queste città slow, città di qualità. Ma da quello che lei dice è evidente un aspetto rilevante, il senso del limite. Il senso del limite non può nella cultura slow essere visto come un problema, ma anzi come una chance, una opportunità per il futuro, però per un futuro più durevole e un futuro anche più economico in senso etimologico. Sì, è vero. È vero che quando si dice limite ci sono che hanno paura, hanno domande come sarà. No, c'è sempre un limite, sicuro. Il problema è che se troviamo l'equilibrio, forse con la volontà già di risparmiare quello che facciamo, e poi con l'aiuto, diciamo, di tecnologie che ci permettono anche di ridurre, se posso dire, il consumo. Per esempio adesso si sa che facciamo molti progressi per la gestione dell'acqua, per il consumo dell'acqua, per le navi, anche per esempio fotovoltaiche. Sì. La settimana scorsa sono stato requisito per ricevere la prima nave fotovoltaica che ha fatto il giro del mondo e che si chiama Planet Solar, per esempio. Allora, no, io ho, diciamo, un modo un po' positivo di vedere le cose, perché spero che dopo i pericoli gli uomini avranno almeno, penso, la coscienza di andare in un altro tipo di turismo. Grazie professore, grazie per questo augurio.